stanno le cose così, ci dovete lasciar lavorare. Io vi volevo lasciar lavorare, ma voi non avete voluto. Ma non è vero, non è, io sto al centro della piana, sono uno di quelli che in teoria con la vostra scelta, io sto con l'associazione di Mario. E chiedici a Mario con la vostra scelta io scompaio. E chiedici a Mario, mio figlio, cosa gli do da mangiare? Voi vi dovete vergognare di quello che state facendo. Vi dovete vergognare, è scandaloso! Vedi incrociati, chiaramente. Ognuno gioca come operatore, come associazione di categoria, la propria strategia, la propria guerra. Questa guerra ovviamente contrasta con gli altri, l'amministrazione deve fare da arbitro. Sapete benissimo che l'arbitro poi quando fischia per una parte o per un'altra viene insultato dall'altra parte e dall'altra parte ancora. Quindi quello che è importante è che alla fine tutti quanti dobbiamo uscire con un accordo che possa garantire a tutti quanti in tranquillità di lavorare. E sicuramente quello che sanno tutti è che stiamo lavorando come amministrazione sulla una pianificazione pluriennale dell'arenile di Sant'Agostino, probabilmente anche su tutti gli altri arenili, in modo tale che tutti quanti ogni anno non debbano penare queste situazioni, e andare su una situazione di stabilità e soprattutto andare in una situazione dove innalziamo e miglioriamo i servizi turistici nella nostra città. Questo però ovviamente chiederà del lavoro, quindi non sarà immediatamente possibile farlo oggi, perché chiederà un procedimento amministrativo che durerà diversi mesi. Lo avvieremo a settembre, ma immediatamente da oggi, i referenti delle associazioni ne sono già al corrente, avvieremo un tavolo tecnico per iniziare lo studio dell'elaborazione di delle linee guida, insomma, per realizzare questo progetto unico di gestione dell'arenile libero e libero con servizi della cittadina. No, le spiagge libere sono sempre aperte e garantite alla fruizione pubblica, questa è l'unica garanzia che diamo a tutti. Devo dire che la burocrazia ha vinto rispetto invece alle questioni personali, alle ripicche, alle guerre di veti incrociati. Noi calcolate che abbiamo emesso la prima ordinanza balneare, siamo stati i primi in tutta il litorale locale. Abbiamo fatto il giorno in cui abbiamo ricevuto il piano di salvamento collettivo, il 21 maggio, il 22 l'abbiamo pubblicato e trasmesso alla Capitaneria di Porto. 10 giorni di pubblicazione scadevano il primo. Noi il 2, cioè ieri, il 2 era festa, il 3 mattina abbiamo pubblicato la determina e abbiamo convocato tutti quanti per la firma delle convenzioni. Quindi questa è la prima volta che con orgoglio dico che la burocrazia ha vinto in termini di tempo rispetto a tutti.